Tutto pronto per l'atteso appuntamento letterario Giugno Locrese, organizzato anche quest'anno dall'amministrazione di Locri, premio che raggiunge la sua 49esima edizione e che dà lustro alla cittadina in ambito nazionale. I partecipanti, infatti, provenienti da tutta Italia, hanno potuto concorrere con una poesia di 30 versi circa a tema scelta, al fine di aggiudicarsi gli ambiti premi messi in palio per l'evento. Grande partecipazione anche da parte dei più giovani, che mediante parole e versi hanno saputo manifestare l'amore per la cultura. La premiazione avrà luogo sabato presso la Corte del Palazzo di Città e ai nostri microfoni è intervenuta l'assessore alla pubblica istruzione e cultura, Anna Sofia. Beh, è la 49esima edizione, quindi siamo arrivati alla soglia della 50esima edizione che si celebrerà l'anno prossimo, quindi è veramente penso che questo premio sia altamente rappresentativo della storia di Locri, e si punta molto sulla cultura e il premio è cultura, alta cultura. Sono arrivate 370 poesie, autori veramente di livello e di spessore, e si è aggiudicato il primo premio un giovanissimo poeta della Toscana che sarà presente, si è riconfermato come premio della critica il dottore Alfredo Rienzi, che l'anno scorso ha vinto il primo premio, e la manifestazione si terrà nella corte del Palazzo di Città sabato 24 giugno alle ore 21, ma sono arrivate tante poesie, tutte belle, anche la seconda classificata, poi c'è una sezione sociale, una poesia dedicata agli anziani, sono tutte veramente delle liriche splendide, lasciano da riflettere. Mi auguro che chi verrà dopo questa amministrazione lo continuerà a portare avanti con la stessa passione che ha spinto l'amministrazione calabrese a credere in questo progetto. È stato ripreso, perché quando noi ci siamo insediati il premio era stato sospeso, quindi noi l'abbiamo ripreso, siamo riusciti, nonostante le difficoltà, a ridare lo smalto di un tempo, ad arricchirlo, e poi consegneremo all'amministrazione che verrà dopo di noi un Giugno Locrese veramente che ha raggiunto livelli alti, e tutto ciò anche con il contributo della giuria, di una giuria tecnica, una giuria fatta costituita da docenti altamente professionali che hanno lavorato in sinergia all'insegna sempre della trasparenza. Il fatto che quest'anno si sia giudicato il primo premio un ragazzo toscano, un laureato in giurisprudenza, che ho capito parlando con lui che è un artista, perché suona, recita, scrive testi teatrali, scrive poesia, dimostra che i ragazzi, i giovani sono interessati ai concorsi letterari, perché partecipano in gran numero.